momenti della poche volte abbiamo concluso a rete, anche quando avremmo potuto nel secondo tempo in modo particolare, lì no, insomma, no, sul piano del possesso palla un po' scolastico, sì, ci ha sorpreso un po' in sera con Mignani che hanno fatto una sorta di 5-3-2, quindi era difficilissimo andare dentro centralmente, bisognava andare dentro più sulle fasce e invece non siamo stati così bravi a fare quel lavoro lì. Certo, sera, insomma, no? Io vengo dalla campagna, da dilettante allo sbaraglio sempre, venire a Siena con questo pubblico qua che hai per tutta la partita è stato straordinario. Sì, ma è stato straordinario, ha comunque sostenuto la squadra sempre e quindi è stato straordinario. Quindi portare a casa qualcosa da Siena, visto il nostro inizio di quest'anno, che non è proprio dei più esemplari, anzi tutt'altro, quindi insomma, bisogna man mano rimettersi a posto e le sicurezze man mano vengono anche con qualche punto, con non prendendo gol. Si va avanti, insomma, no? In Italia è così, insomma, no? Magari abbiamo giocato qualcosa anche meglio e poi invece non abbiamo portato a casa niente con un po' di presunzione. Oggi un pochino meglio da quel punto di vista lì, un buon possesso palla, ripeto, un po' sterile, un po' scolastico, con poche conclusioni, con poca voglia di andare al tiro, non la voglia, ma comunque potevamo andare molto più, essere molto più intraprendenti davanti, insomma, no? Qualcosa in più dovevamo fare, no? Questo è l'errore qua. Per il resto, insomma, no? Di fronte anche a una, mi pare, una buona squadra. L'anno scorso era la prima di campionato, era un Siena appena allestito, quest'anno mi sembra già una squadra molto, lo dice anche la classifica, un bel po' più sicura di sé, insomma, rispetto alla prima dell'anno scorso. Poi dopo ci avete ridato quello che avevamo portato via qua la prima notte, ci avete dato ritorno. Non abbiamo fatto in tempo a sedersi in panchina, eravamo 3-0 per il Siena, insomma, l'acqua con gol, insomma. Comunque 3 punti per 1 stavolta non è più possibile. Stavolta non è più possibile, forse è meglio vincerne una e perderne una, no? Tu dici, hai ragione, ti penso anch'io, però insomma, sai, se non fai gol dopo speri sempre di farlo, cerchi di non prenderlo e finiscono anche 0-0. Insomma. Io che ho l'età di Noè, ho 67 anni, di 0-0 ne ho visti. Certo, ai tempi valevano il pareggio, valeva un punto, la vittoria 2, adesso è un po' più svalutato. Comunque non mi è parso che siano state due squadre che cercavano di non, soltanto di non prendere gol e di amputare al pareggio, mi è sembrato sia la sua squadra, sì, il Siena abbia cercato. No, io il Siena, ripeto, mi ha sorpreso perché pensavamo fin adesso ha giocato con un 4-3-1-2, credo, no? E invece oggi avevamo comunque noi preparato qualcosa per contrapporsi questo 4-3-1-2. E la prima volta che abbiamo giocato a 4 è stata domenica scorsa, oggi abbiamo ripetuto questo, poi ci siamo nel secondo tempo a un certo punto messi anche noi a specchio, no? E ci ha un po' sorpresi da quel punto di vista lì. Naturalmente il nostro 4-4-2 con il loro 5-3-2 è il modulo stesso che dà un po' più campo perché i nostri terzini erano sempre un po' liberi, no? Però centralmente non si poteva andare dentro perché i tre difensori centrali, i tre centrocampisti con Cruciani davanti alla difesa era un po' più difficile andare dentro, bisogna andare dentro sulle fasce e dico che lì non siamo stati così bravi. Quello che pensa è che Mignani l'abbiamo andato proprio per le caratteristiche dei andrei a casa contento, ma se dire, non credo proprio, non lo so perché abbia cambiato, che so che è un altro allenatore, allena un'ottima squadra con un pubblico da Serie A, con tutta sta roba qua, credo che non sia perché abbia giocato contro la Gianni Arminio, avrà avuto a disposizione. Oggi per la prima volta credo abbia giocato Cruciani, per esempio, no? Quindi, a parte che anche Gerli sta giocando davanti alla difesa, per cui non lo so il perché, io lo chiederò, è bello, è bravo, gli chiederò, per adesso arriverà, prima di andare a casa, così almeno della stanotte dormo, insomma, chiederò il perché ha giocato 5, ma ci ha un po' sorpreso, davvero. Poi ci siamo accorti con la formazione, che sono tre difensori centrali, è chiaro che gioca così, insomma, no? E così è più difficile giocare. Noi l'anno scorso siamo andati bene a un certo punto quando abbiamo fatto la difesa 3, ma era sempre un 3-4-1-2. 3-5-2 è un pochino piatto, un pochino a mio modo di vedere, lascia troppo campo agli avversari, questo da parte nostra, perché dopo l'abbiamo fatto anche noi.
però diventa una squadra bella compatta, è difficile da pescare, bisogna andare sulle fasce e metterli in crisi sulle fasce, che noi non siamo stati così bravi a fare. Poi naturalmente il secondo tempo si è un po' più aperta, c'è anche da dire che non so se abbia scelto noi o ha scelto il Siena, ma il fatto di far fare al Siena il secondo tempo sotto la curva dà qualcosa anche in più, perché quei ragazzi lì che cantavano e così via, che comunque ha dato una carica anche giusta, perché il Siena poi voleva vincerla, no? Noi non volevamo perdere, qualche spazio in più c'era e c'era anche la possibilità di andare al tiro col gioco.